Salve e buonanotte a tutti quanti, sono le ore 4:10 minuti, secondi non le so purtroppo. Volevo consigliarvi le cose da non bere e le cose da usare, magari per non compromettere la guida. Buona visione. Allora, cosa numero uno da mangiare oppure tipo da bere? Da bere abbiamo la Coca-Cola. Grazie alla loro caffeina vi riescono a mantenere svegli. Mi raccomando, non bevetene troppo, sennò vi gonfia lo stomaco e non riuscite a guidare. Mi raccomando, usate i bicchieri di carta, usa e getta, perché se gettate quelli di vetro, mezzo la strada, bucate le gomme. E le forbici dalla punta arrotondata. Poi, i mandarini, i frutti. O magari tipo mele, pere, banane. Banane specialmente per le ragazze. Patate per i maschi, però le patate sono ortaggi. Eh sì, sono ortaggi. Ci fosse una patata Ricchi di vitamine, ortaggio. mantengono svegli e non compromettono la guida, come diciamo. Cose da non bere durante una serata per un guidatore. Bene, amici cari, velocemente Antonio vi spiegherà cosa non si deve bere. A te, Antonio, prego. Bevanda numero 1, Ballantines, liquore molto dolce che chiava subito alla testa. Il nome non so cosa significa, ha un tasso alcolico abbastanza elevato, quindi se vi beccano i carabinieri, son cazzi amari. Più che altro il WWF, perché ci sono molte tasse. Molte tasse. Sì, anima. Tassi alcolici. Seconda bevanda, Jägermeister. Jägermeister, come possiamo notare, è consigliabile per i cervi a primavera, come Sempre vediamo, WWF. sempre il WWF riguarda. Possiamo usare i cervi a primavera con la croce di Gesù Cristo e dedicato a tutti i cornuti d'Italia. E questo è sempre consigliabile per i guidatori di non bere, perché se no sono cazzi amari. Regola numero 3, la grappa. Grappa, forse non potrà chiavarvi alla testa inizialmente, ma quando provate uno stato di ebbrezza e di divertimento capirete che so davvero cazzi amari. Vi potrete ritrovare testa in giù con la macchina, magari in un ospedale con le gambe Guaiate una merda. rotte. Saluti da Doc, Lap e Davide.